Bella a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Allora ragazzi, oggi siamo qui con un video spettacolare perché, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, finalmente dopo tantissimo tempo è tornata un'arma che c'era tanto tempo fa. Ebbene sì ragazzi, stiamo parlando dell'LMG, un'arma che però questa volta ha subito alcuni, diciamo, cambiamenti, alcune variazioni, perché a parer mio è stata nerfata sia a livello di colpi sia a livello di danno e anche a livello proprio di spray. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete contenti di questo ritorno dell'LMG. E inoltre ragazzi, prima di iniziare con il video vi invito a lasciare subito un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e vi ricordo che mi trovate tutti i giorni sul canale Viola dalle 17 in poi. Quindi raga, vi aspetto anche solamente per un saluto e vi lascio il link del mio canale qui sotto in descrizione. Ma ora ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo al gameplay e andiamo a vedere cosa riusciamo a combinare con l'LMG. Buona visione. Ok ragazzi, siamo in partita, direi di andare subito come primo land qui. Non perdiamo troppo tempo, andiamo diretti, che peraltro che land è stretto, sono lento. Uno dei miei land preferiti, anche se spero sia un minimo contest, perché se non è contest potrei piangere. Prego, dimmi che c'è qualcuno. Ok, due player, tre player, 4 play, 5 play. Calma. Ricordiamoci che l'obiettivo di questa partita è solo uno: trovare l'LMG. Eccolo, ragazzi. Sta qua dentro, sta nella stalla dei dori. C'è, volevo dire, c'era una volta. Ce l'abbiamo. Cazzo, sì. Vediamo quanto fa long. Niente, ragazzi. Vedevo la testa, tutti missati. Ok, fa 16. Quindi in body farà tipo una cosa come 23, 24. Fa 24, ok. Quindi 24 in body, in close. 17 in long. Sì, non è un'arma long range, ragazzi, ci sta. Però vedo già comunque delle differenze, perché io mi ricordo benissimo, oddio, benissimo in realtà no, però la vecchia LMG aveva dai 150 colpi. Non mi ricordo quale dei due, ma sono sicura che ne avesse molti di più da adesso. C'è uno qua. Poraccio, non ci ha capito niente questo. Ok. Ma sono due player, ma si stanno seguendo, non capisco. E let's fucking go. L'LMG di Martina spacca tutti, senza problemi, senza furore, senza pietà. No, ragazzi, sento un barret, fermi un attimo. Fatemi capire un attimo dove sta sto tizio, perché sinceramente i cecchini mi... Pusha uno, calma. Mettiamoci in aig. Mettiamoci in aig un attimo, tranquilli. Cerchiamo di capire dove sta. Ah, ecco il jetpack, ragazzi. È quello di prima. È quello cattivo, è quello cattivo, è quello cattivo, è quello cattivo, è quello cattivo. È quello cattivo che fa una brutta fine. Ma dove vuoi andare? Ma dove cerchi di andare? Qua ci sta Martina con l'LMG. Cioè, e io l'LMG. No, un altro che pusha. E basta, mi sono rotta. Madonna, raga. Che potenza sta arma. Che potenza, ragazzi. È forte, raga. Fidatevi che close range questa cosa spacca di brutto. Secondo me si potrebbe portare anche al posto dell'SMG. Cioè, letteralmente, raga, è troppo forte. Potrei fare tranquillamente tipo LMG e AUG, così un'arma close e long. Oppure potrei fare anche tranquillamente pompa a tamburo per il close e l'LMG. Però, secondo me, così è la giusta via di mezzo. Ma chi stanno sperando, raga? Credo nessuno. Andiamocene in safe, ragazzi. Controlliamo bene dietro. No, no, sono i bot che camminano, ragazzi. Non c'era nessuno. Vi dico, strano, perché comunque... Ah, eccolo, eccolo uno. Attenzione, nemico avvistato a ore 12. Cazzo, perché mi ha preso il flusso d'aria? Mannaggia, che iella, raga. Via uno. Easy kill. Easy kill, ragazzi.
Ah, curiamoci un secondo che ci sta pushando questo qui. Ok ragazzi, qua ho switchato con l'SMG perché mi sentivo molto più confident. Sto cercando, diciamo, di utilizzare più spesso l'LMG, anche quando in molti casi sarebbe meglio usare l'SMG. Però lo sto facendo comunque per farvi vedere, appunto, per darvi un feedback, per farvi vedere come funziona, quanti danni fa, come la uso e tutto quanto. Quindi qua ho switchato a un certo punto per essere proprio sicura di fare la kill al 100%. E siamo riusciti ragazzi, è veramente tanto forte ragazzi. Fidatevi che è veramente tanta roba come arma, mi piace veramente tantissimo. È un'arma molto spammona, perché ha 60 colpi ovviamente, quindi è per forza spammona. Però è figa, molto 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 bella. Andiamo a cercare altre prede perché sinceramente ho fame, voglio nemici. Dove siete mie prede? Dove siete donzellini, donzellette? Sono pronta a spaccarvi il... No. Allora, tu manca a fa così però. Cioè, zio, no. Allora, tutta sta cattiveria però mi pare giusto. No, beh, raga, questo sta memando. No, pensa il carro armato, raga, non ci posso credere. Ragazzi, ha veramente preso il carro armato, non ci credo. Ho un'idea. Vediamo quest'arma. Dobbiamo cercare di levare il carro armato, ragazzi. In endgame potrebbe essere un serio problema per noi. Ok, carro armato tolto. Sapete ragazzi che io non ho mai capito da dove cacchio è che le persone snicciano? Cioè dove fanno questa cosa per spottarti? Io lo chiamo snicciano, però non so voi come lo chiamate, ma per me è lo snitch. Non vi giuro, non l'ho mai compreso. Sarà che non l'ando mai in queste zone perché non mi piacciono. Purtroppo ragazzi non posso camminare a destra e sinistra col carro armato. Fra, capisco tutto. Però fino a una certa. Questo voleva fare giochetti con me. Potremmo farcela, ragazzi. Potrebbe succedere il dream. Ok. Questa l'abbiamo fatto fuori. La vince con l'LMG. Let's fucking go. Let's fucking go. La vince con l'LMG, ragazzi. Fa dei danni assurdi. Quante kill avevamo? Neanche troppo poche, ma neanche troppo tante. Ci sta, raga. Comunque considerate che i 2400 danni li abbiamo fatti solo di LMG. A parte due kill con l'SMG. No, forse due kill e mezzo. Però ci sta comunque, raga. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero ovviamente che vi sia piaciuto. Anzi, mi raccomando, ragazzi, intanto spollice da subito. E fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace il ritorno dell'LMG. Che sebbene comunque non sia come, diciamo, le vecchie season, a parer mio rimane comunque una validissima arma. Molto, molto forte da utilizzare in close e in mid. Che come avete visto fa dei danni veramente fuori di testa. Tanta roba, ragazzi. La nostra vittoria reale con l'LMG ce la siamo portata a casa. Quindi direi, ragazzi, che dalla vostra Croatomist è tutto. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella a tutti, ragazzi.